nel contesto dei contenitori pubblici che hanno avuto un finanziamento importante di circa 5 milioni di euro e che comprende Santa Maria del Rifugio, l'ex ECA, San Giovanni, il Palazzo Bongiorno a Via della Repubblica, l'antico comune, c'è anche la ristrutturazione degli uffici comunali di Via Schreiber, dove attualmente si trovano gli uffici delle opere pubbliche e dei tributi. Qui tutta la parte come dire, sottostante ed anche metà del primo piano erano ancora su stato grezzo, saranno completati e rifiniti in modo da poter meglio ospitare gli uffici comunali e si prevederà anche una serie di pannelli fotovoltaici sopra il palazzo. A questo proposito, voglio anche dire che da alcuni mesi è stata aggiudicata alla CPL Concordia la gestione integrale degli immobili comunali, il che ha comportato una riduzione del costo del 10% per i costi energetici del comune ed anche un grande investimento che è in corso per la sostituzione delle caldaie, gli infissi e quant'altro. Quindi anche da questo punto di vista del rispetto della natura e dell'attenzione alle nuove forme appunto, energetiche, credo che la nostra amministrazione abbia dato dei segnali particolarmente importanti.